In diretta con la città e con il Teatro Manzoni di Pistoia. Questo fine settimana, Così è, se vi pare, di Luigi Firandello per la regia di Filippo Dini. Ricordiamo gli spettacoli questa sera alle ore 21 e poi domani domenica il consueto appuntamento pomeridiano delle ore 16. Ricordiamo anche questo importante appuntamento di questo pomeriggio alle ore 17:30, quando per il Teatro Siracusa la compagnia incontrerà il pubblico al Saloncino della Musica di Palazzo De Rossi, in via De Rossi 26 a Pistoia. Condurrà il pomeriggio Gianfranco Capitta, che è un critico di teatro. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Ma noi abbiamo il piacere di parlare di questo spettacolo, Così è, se vi pare, con Francesca Agostini. E capirete perché abbiamo il piacere, per chi non la conosce, di parlare proprio con lei. E così come Pirandello stravolge la realtà, anche noi stravolgiamo nel nostro piccolo la scaletta di questa intervista, e partiamo dalla fine, perché, come sapete, alla fine ci piace chiedere agli attori un ricordo di Pistoia, di questa città, se mai ci sono stati. Ecco, con Francesca partiamo da qui, e partiamo da una fotografia, una fotografia di 22 anni fa, che la vedeva sulle punte ballare qua sul palco del Teatro Manzoni, perché Francesca è di Pistoia, è nata a Pistoia. Sì, buongiorno a tutti. Per me è davvero un piacere innanzitutto essere qua con voi, anche se solo a livello sonoro, ecco, non visivo. Partiamo dall'inizio, allora, più che partiamo dalla fine, perché io sono proprio nata a Pistoia, sono nata 28 anni fa in questa splendida città, ed è veramente una gioia per me poter tornare su questo palco che mi ha visto molto piccola calcare queste scene sulle punte, e adesso ci torno con uno spettacolo di cui sono molto 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 felice, ed è una grandissima emozione veramente poter ritrovare il proprio pubblico, la propria città e i propri amici anche, no? È stupendo, sono molto molto felice. Tu sei andata via da piccolissima, avevi 8 anni quando hai lasciato Sì. Pistoia, però diciamo proprio con l'associazione teatrale pistoiese è nato il tuo primo amore per il teatro, che poi ovviamente si è evoluto. Ecco, cosa è successo dopo che hai lasciato Pistoia? Allora, vabbè, io a 8 anni me ne sono andata con i miei genitori per andare a vivere a Monte Carlo di Lucca, però comunque le superiori ho continuato a farle a Pistoia, all'Istituto Pacini, facevo il liceo linguistico, ed è proprio lì che ho incontrato prima una professoressa, Dora Donarelli, con cui abbiamo fatto i primi corsi di teatro, come succede spesso, no? Ai ragazzi che fanno le superiori, che si vogliono avvicinare a quest'arte così nobile e così bella. E poi, grazie a lei, ho avuto la possibilità di conoscere Andrea Battistini, che è un regista ancora attivo nel panorama italiano, e con cui, fra l'altro, proprio ieri sera ci pensavo, debuttai quando ero ancora in quinta superiore, e esattamente 10 anni fa. Con un altro Pirandello accanto a Maurizio Donadoni, in un Enrico IV, quindi insomma è come se i cerchi si chiudessero, no? Quindi io 10 anni dopo torno qua con un altro spettacolo, e quindi devo molto a questa città, devo molto anche alla mia scuola superiore, perché mi ha fatto scoprire quello che poi sarebbe diventato il mio futuro e la mia vita. Poi dopo a 18 anni mi sono trasferita a Genova, perché ho frequentato la scuola del Teatro Stabile di Genova, ho studiato là come attrice per 3 anni, e poi da lì ho cominciato a lavorare in teatro, in televisione, anche al cinema, e mi sono dovuta spostare a Roma, come spesso agli attori capita, ecco. E quindi, Francesca, interpretare Così è, se vi pare, tu che hai vissuto in queste grandi città, Genova e Roma, ultimamente, è un pochino come ritornare un po' alla città di provincia con i chiacchiericci,
ricci, con le curiosità che un po' caratterizzano le città ancora a misura d'uomo come Pistoia. Assolutamente, assolutamente, perché tutta la vicenda del Così a se vi pare si svolge all'interno di una casa borghese di provincia, di cui io sono la figlia della famiglia Agazzi, e si svolge all'interno di questa casa dove tutti piano piano, tutti gli abitanti della provincia entrano per scoprire il mistero di questi tre nuovi arrivati in paese, che sono dei terremotati, perché sono diciamo dei sopravvissuti al terremoto della Marsica, che fece quasi 30.000 vittime, e uno dei più grandi terremoti insomma italiani, e appunto tutti questi borghesi si dispiegano queste 2 ore e mezza poi di spettacolo, come saranno, nella ricerca della verità di questi tre forestieri. È una ricerca spasmodica che non può che portare alla follia, che è un altro tema, insieme alla ricerca della verità, un altro tema molto caro a Pirandello, considerando anche che poi lui aveva una moglie che fu rinchiusa in un manicomio perché era pazza. E quindi sì, assolutamente, la dimensione della provincia, la dimensione della, anche vorrei dire, della noia, dell'occuparsi della vita degli altri, e nella ricerca di una verità. Quello che poi ci insegna il Così a se vi pare è che la verità non è mai una sola, e che bisogna lasciare andare le cose, bisogna accettarle prima ancora che cercare di capirle così spasmodicamente, ecco. Hai parlato di tante verità, così come tanti sono i rami dell'arte in cui tu ti sei cimentata, non solo teatro, ma, come hai detto giustamente tu, cinema. Ti ricordiamo tra l'altro in un film di una nostra conterranea che è Loriana Fallaci, e nell'allieva con il ruolo di Lara per quanto riguarda la TV. Questi ovviamente sono appuntamenti che poi ti legano molto al personaggio, per cui ti ricordano tutti con questa amica nonché collega di Alice, e tutti sono curiosi di sapere se ci sarà anche una terza serie di questo. Purtroppo non mi posso sbilanciare su questo, me lo stanno chiedendo in tantissimi, e in tanti so che aspettano questa terza serie, ma noi ancora veramente non sappiamo niente. Ovviamente anche noi lo speriamo, perché è stata una serie molto, molto seguita dal pubblico e molto amata anche da noi attori. Ricordo nel cast ovviamente gli attori principali, che sono Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, con cui è stato veramente un piacere lavorare, c'è stato un clima stupendo. Però purtroppo della terza serie ancora non sappiamo niente. E sì, poi insomma, ecco, sì, Oriana Fallaci a fianco a Vittoria Puccini, poi ho partecipato agli ultimi 2 film dei Fratelli Taviani, quindi ho avuto anche questa grandissima possibilità, tra cui fra l'altro un altro ritorno a casa, perché una scena del meraviglioso Boccaccio, la scena che interpretavo io, era proprio girata in Piazza del Duomo a Pistoia, quindi insomma tante linee, tante strade che mi riportano alla mia città, e chissà che magari un giorno non ci tornerò, chissà, per sempre, ecco. Il tuo 2019 quindi proseguirai con le repliche ovviamente di Così a se vi pare, e poi chissà se arriverà la terza serie dell'allieva, il cinema. Io so che tu sei una grande appassionata di tango e di canto, hai mai pensato di poter fare qualcosa anche a livello, visto che siamo una radio prettamente musicale, cimentarti anche in un brano musicale? Beh, diciamo no, ecco, no, questo no, questo devo dire che mi piace molto, ma ecco, canticchio più volentieri sotto la doccia, di esibirmi, ecco, non, anche se ho fatto parte di un musical che si chiamava
Tre allegri ragazzi morti, appunto, sui fumetti di Davide Toffolo, che è questo fumettista e anche leader dei Tre allegri ragazzi morti. E, scusate, no, il musical si chiamava Cinque allegri ragazzi morti, il musical Lo-Fi. Però ecco, no, di questo no. Ballare mi piace tantissimo, ma anche questo non ho mai fatto spettacoli, ecco, dove si richiedesse particolari capacità di danza e di canto, ecco. Beh, grazie di essere stata con noi questa mattina. Noi ricordiamo, perché sicuramente tanti amici e concittadini ti vorranno salutare, ricordiamo, al di là di questi due spettacoli, quello di stasera e quello di domani pomeriggio al Teatro Manzoni con Così Esse Vi Pare, ricordiamo anche questo appuntamento così prezioso per questo pomeriggio alle 17:30 al Saloncino della Musica di Palazzo De Rossi, in via De Rossi 26 a Pistoia. Gianfranco Capitta, critico di teatro, condurrà questo incontro con la compagnia, quindi avrai modo di conoscere e rincontrare tanti nostri concittadini. Grazie Francesca, bentornata. Grazie mille a voi, e vi aspetto a teatro e vi aspetto anche all'incontro se vorrete scoprire qualcosa di più sulla creazione di questo spettacolo a noi così caro. E vi aspetto a braccia aperte.